Questa trave a tronco unico, vincolata con un incastro e un doppio pendolo. È una trave isostatica o labile o iperstatica? Facciamo ora il solito conteggio dei vincoli e dei gradi di libertà del sistema. Gradi di libertà del sistema, 3 gradi per tronco, il tronco è unico, quindi abbiamo complessivamente 3x1, 3 gradi di libertà. Ma vediamo un po' cosa succede per quanto riguarda i vincoli semplici. Qui abbiamo 3 vincoli semplici, l'incastro è un vincolo triplo, il doppio pendolo è un vincolo doppio. Quindi in totale abbiamo 5 vincoli semplici. La struttura risulterebbe da questo conteggio 2 volte iperstatica. Ma proviamo a scrivere le equazioni cardinali alla statica. E naturalmente inseriamo le ipotetiche reazioni vincolari. L'incastro reagirà con una forza verticale y con a e un orizzontale x con a e un momento incognito m con a. I versi li attribuiamo in una prima fase a nostro piacere. Il doppio pendolo reagisce con una forza orizzontale x con b e un momento m con b. Anche in questo caso i versi sono messi arbitrariamente. Ma proviamo a scrivere le equazioni cardinali della statica. Allora, dovremmo scrivere che la somma di tutte le forze orizzontali è 0. Quali sono le forze orizzontali? La x con a, assumiamo come sistema di riferimento questo, per quanto riguarda le reazioni vincolari, le forze e i momenti, quindi momenti orari positivi. Ma possiamo anche scegliere un sistema di riferimento diverso. Allora, abbiamo x con a che è positiva, meno x con b, è uguale a 0. Somma delle forze verticali. Quali sono le forze verticali? Abbiamo la y con a, positiva, verso concorde col verso positivo che abbiamo scelto. Poi dobbiamo considerare la risultante di questo carico distribuito, che possiamo indicare con la lettera Q grande, e che è uguale all'area di questo diagramma, quindi Q piccolo per L. Quindi meno Q, non abbiamo altre forze verticali, e tutto ciò è uguale a 0. Somma dei momenti rispetto a un punto qualunque, per esempio proprio rispetto al punto A. Ma possiamo scegliere un qualunque altro punto del piano. Allora in A queste due forze non danno momento, passano per il punto A, il braccio è nullo. Ma abbiamo il momento M con A, che è antiorario, quindi negativo. Allora meno M con A, poi rispetto ad A abbiamo il momento prodotto da Q. Questa forza ruota in senso orario, quindi momento positivo, e dobbiamo scrivere Q grande per questa distanza che è le mezzi, la distanza da A al punto C, quindi Q per le mezzi. Poi dobbiamo considerare il momento M con B, che è un momento orario, quindi scriveremo più M con B e tutto ciò è uguale a 0. E allora, noi qui abbiamo queste incognite, 1, 2, 3, 4, 5 incognite. Ma attenzione, su questa trave non ci sono forze orizzontali. Possiamo dire che non ci sono nemmeno reazioni orizzontali. Quindi questa equazione la eliminiamo. Restano due equazioni con 3 incognite, y con a, m con a ed m con b. Affinché il sistema sia risolvibile, possiamo provare ad aggiungere una terza equazione, che è l'equazione di congruenza. Ci muoviamo nell'ambito del cosiddetto metodo delle forze. E allora, come possiamo scrivere l'equazione di congruenza? Possiamo, per esempio, eliminare il doppio pendolo in B e quindi inserire nel punto B un momento arbitrario e incognito che rappresenta la reazione del doppio pendolo sulla struttura. Eliminando il doppio pendolo, noi eliminiamo solo questo vincolo, in quanto la reazione orizzontale x con b abbiamo detto che comunque è nulla. E allora ridisegniamo la trave in questo modo. Abbiamo il carico distribuito. E abbiamo qui il momento incognito M con B. Le condizioni di partenza sono ovviamente che nel punto B la rotazione nel punto B è nulla, essendo impedita dal doppio pendolo. Noi possiamo applicare in B un momento incognito. Questo momento deve essere in grado, nel momento in cui eliminiamo il doppio pendolo, di impedire la rotazione di questo punto B.
E dunque la rotazione φ con B deve essere 0. Questa è l'equazione di congruenza che dobbiamo andare a esplicitare. Allora, questo schema, caricato con carico distribuito e momento in B, possiamo scinderlo in due schemi diversi. Uno è questo. La stessa trave è caricata solo col carico distribuito. Schema 0, chiamiamolo così. Secondo schema. Questo è lo schema 1. Ora cosa succede? Nello schema 0, per effetto del carico distribuito, abbiamo una deformazione dell'asse della trave di questo tipo. Nel punto B avremo una rotazione del punto B che è data dalla tangente del punto B a questa curva, che è φ con B, nello schema 0. In quest'altro caso, ancora una volta, abbiamo una deformazione di questo tipo e in B abbiamo una rotazione che è data sempre dalla tangente alla trave nel punto B. Questa è la rotazione φ con B nello schema 1. E allora φ con B possiamo scriverla questa rotazione come somma di una rotazione nello schema 0 e di una rotazione nello schema 1. Ma andiamo a calcolare questa rotazione. Allora φ con B nello schema 0, la rotazione dell'estremo libero di una trave incastrata con carico distribuito. E allora utilizziamo il nostro prontuario. Trave incastrata con carico uniformemente distribuito, la rotazione dell'estremo libero, che in questo caso è l'estremo A, è indicata con la lettera greca alfa. Alfa è QL al cubo su 6 volte EI. Rotazione in B nello schema 1. È il caso di una trave incastrata con un momento all'estremo, libero. È questo caso qui, trave incastrata, momento sull'estremo libero, la rotazione dell'estremo libero è data da questa espressione, in questo caso è indicata ancora con alfa, m per L su I. Nel nostro caso m con B per L, la luce della trave, su I. Quindi questa equazione di congruenza possiamo scriverla in questo modo. Attenzione, qui abbiamo un segno positivo perché la rotazione allo schema 0 dell'estremo B è oraria, quindi positiva, secondo i riferimenti che stiamo adottando. Ma anche nello schema 1, se il momento M con B è orario, anche qui abbiamo una rotazione oraria, quindi positiva. Allora, in questo sistema di tre equazioni, 1, 2 e 3, alcune equazioni possiamo risolvere subito, in maniera immediata. Per esempio questa, dove abbiamo l'unica incognita che è M con B. E allora, riscriviamo questa equazione. Bene, il termine noto lo portiamo dall'altra parte del segno uguale, quindi riscriviamo. Il termine noto va diviso per il coefficiente dell'incognita, che è questo. Ovvero, dividere per questo coefficiente vuol dire moltiplicare questo termine per l'inverso di questo termine qui. Quindi per EI su L. Possiamo fare delle semplificazioni. EI e I vanno via. L va via, il cubo diventa quadrato. Quindi M con B è uguale a meno QL quadro sesti. Questo è il valore del momento M con B. Attenzione, siccome qui abbiamo un segno negativo, vuol dire che l'ipotesi che abbiamo fatto all'inizio di verso orario è sbagliata. In realtà il momento M con B ha un verso opposto a quello che abbiamo indicato qui. Quindi sarà in questo caso un verso antiorario. M con B ha questo verso qui. E vale QL al quadrato sesti. E allora possiamo risolvere ora questa seconda equazione, avendo ricavato il valore della m con b di questa incognita. Qui resta come incognita solo m con a, e quindi scriviamo meno m con a più q grande per l mezzi, ma q grande è q piccolo per l mezzi, più m con b. Il valore di m con b è questo,
Attenzione, è un segno negativo, quindi qua scriveremo meno QL quadro sesti, e tutto ciò è uguale a 0. Quindi riscriviamo meno M con A più QL quadro mezzi meno QL quadro sesti. Portiamo i termini noti dalla parte a destra del segno uguale, quindi meno M con A è uguale a meno QL quadro mezzi più QL quadro sesti. Questo segno meno possiamo farlo diventare positivo moltiplicando i due membri per meno 1. Quindi abbiamo M con A uguale a Q L quadro mezzi meno Q L quadro sesti. Minimo comune multiplo 6 diviso 2 3 meno Q L al quadrato. Quindi abbiamo 2 QL quadro sesti, e cioè M con A è uguale a QL quadro terzi. E qui inseriamo il valore che abbiamo calcolato. Quindi il valore di questo momento è praticamente il doppio del valore del momento in B. Possiamo ora calcolare y con A dalla prima equazione di facile soluzione. Qui abbiamo y con A è uguale a Q, ovvero y con A è uguale a Q per L, Q piccolo per L. Segno positivo vuol dire che il verso è quello giusto. Ecco, abbiamo individuato i valori delle reazioni vincolari e possiamo provare a tracciare diagrammi di taglio e momento. Non abbiamo sforzo normale perché non abbiamo cariche orizzontali e non abbiamo reazioni orizzontali. Allora, cominciamo a tracciare il diagramma del taglio. Disegniamo una linea fondamentale, portiamo giù gli estremi della trave. Ricordiamo che per convenzione nel taglio, nel diagramma del taglio, i valori positivi vanno segnati al di sopra della fondamentale, quelli negativi al di sotto. E ricordiamo che il taglio è positivo se sul generico concio le forze taglianti hanno questo orientamento, altrimenti nel caso opposto il taglio è negativo. In A il taglio lo conosciamo, vale proprio y con A, che genera rispetto a una generica sezione z un taglio positivo. Sulla faccia sinistra di un concio che si trovi nella scissa z abbiamo una forza rivolta verso l'alto. Quindi riportiamo qui il valore del taglio in apposita scala, che è QL, che è questo. In B il taglio è 0 perché non abbiamo forze taglianti, abbiamo un carico distribuito e costante, il che ci è noto, significa che il taglio varia con legge lineare. Quindi basta unire questo punto con questo. Taglio tutto positivo. Bene, possiamo passare al tracciamento allora del diagramma del momento e tracciamo la fondamentale, portiamo giù i punti di estremità della trave ma anche il punto C, il punto centrale dove agisce la risultante del carico distribuito Q grande, che vale Q per L, Q per L. Allora, nel caso del diagramma del momento i valori positivi vanno segnati al di sotto della fondamentale e quelli negativi al di sopra, e ricordiamo che il momento si disegna sempre dalla parte delle fibre tese. Allora, supponiamo in prima istanza di sostituire al carico distribuito la sua risultante. E allora come disegniamo il diagramma del momento? In A il momento vale proprio questo valore, un terzo di QL al quadrato. Il momento antiorario tende alle fibre superiori, quindi il diagramma va disegnato dalla parte superiore della fondamentale. Il valore è un terzo QL al quadrato e va riportato qui in apposita scala. Dopodiché, se da A ci spostiamo verso destra, interviene anche il momento prodotto dalla y con A. Per procedere in maniera veloce, possiamo calcolare il valore del momento nel punto C, partendo però da destra, dove abbiamo solo il momento M con B, che è un momento antiorario, tende alle fibre inferiori, quindi il diagramma va tracciato da questa parte della fondamentale. Il valore è QL quadro sesti, che è esattamente la metà
di quelle quattro terze, quindi alla metà di questa ordinata. Se dal punto B ci spostiamo verso sinistra, non intervengono altre forze a generare momento perché questa parte del carico distribuito, anzi tutto il carico distribuito, non c'è. Lo abbiamo sostituito con la risultante, con la sua risultante. Quindi il diagramma è costante fino al punto C. Dopodiché possiamo unire questo punto di ordinata nota con quest'altro punto di ordinata nota e abbiamo il diagramma del momento. Diagramma del momento che avremmo se al posto del carico distribuito avessimo la sua risultante, ma il carico distribuito c'è, dunque sappiamo che quando c'è un carico distribuito costante la variazione del diagramma del momento avviene con legge parabolica. Dobbiamo inserire una parabola fra queste linee che diventano le tangenti della parabola, che sappiamo costruire con un metodo geometrico molto semplice. Dividiamo ogni linea a metà e ciascuna metà ancora a metà e uniamo i punti in questo modo. Possiamo disegnare allora il diagramma del momento, quello reale, che ha un andamento parabolico. Bene, abbiamo in A il momento massimo negativo, in B il momento massimo positivo. Notiamo che c'è un punto in cui il momento si annulla, che è questo. E possiamo provare a calcolare l'ascissa Z in corrispondenza dalla quale il momento si annulla. Come facciamo? Allora, dobbiamo scrivere l'equazione del momento, l'espressione, la funzione momento. Che vuol dire scrivere la funzione momento? Significa considerare una scissa qualunque z, di solito l'asse baricentrico della trave si indica con z, nei testi di costruzione, e dunque, in corrispondenza di questa scissa, calcoliamo il momento, questa espressione è la funzione momento. Quanto vale il momento nel punto z, generico? Allora, c'è il momento m con a, che è tutto in senso antiorario rispetto a z, quindi il momento negativo meno m con a. C'è il momento prodotto dalla y con a, che è diretto verso l'alto, quindi ruota in senso orario rispetto al punto z, quindi più y con a per z. E poi c'è il momento prodotto da questa porzione di carico distribuito, la cui risultante è q per z. Q per z. E che dista questa risultante da z, evidentemente la metà di z, cioè z mezzi. E il momento prodotto da questa forza, che è diretta verso il basso, ruota in senso antiorario rispetto a z, sarà dato quindi da meno qz, da questa forza, per questa distanza che è z mezzi. E allora questa espressione possiamo scriverla, esplicitando, meno m con a, quindi meno un terzo quello quadro, più y con a che vale q per l per z, meno q per z al quadrato mezzi. Bene, per individuare la scissa in corrispondenza della quale il momento si annulla, basta uguagliare a zero questa espressione e risolvere questa equazione, che è un'equazione di secondo grado, nell'incognita z. Possiamo riscriverla in maniera più ordinata, ecco, e cioè meno q z al quadrato mezzi più q per l per z meno un terzo ql al quadrato è uguale a 0. Cambiamo i segni per iniziare col segno positivo, quindi q z 4 mezzi meno ql z più un terzo di ql. Per risolvere questa equazione osserviamo ancora che c'è un termine comune che è la q, che possiamo eliminare. E quindi alla fine abbiamo bene, equazioni di secondo grado che risolviamo con questa formula risolutiva nel nostro caso l'incognita z, e allora possiamo scrivere z è uguale meno b, la b è meno l, quindi diventa più l, più o meno, radice b al quadrato, quindi l al quadrato, meno 4, che moltiplica a, che è un mezzo, per c, che è l quadro terzi, fratto 2a, ma 2 per un mezzo è 1. Quindi scriviamo l più o meno,
L quadro meno 4 e 2 si semplificano e rimane 2 L quadro terzi. E ancora possiamo scrivere L più o meno radice, mettiamo in evidenza la L, L al quadrato, e scriviamo 1 meno 2 terzi. Ma L quadro può andare fuori dal segno radice, quindi abbiamo L più o meno L radice di 1 meno 2 terzi. E ancora (3 per 1, 3 meno 2, 1), un terzo. E questa espressione possiamo scriverla ancora in questo modo. Mettiamo in evidenza la L. Razionalizziamo questo termine. Quindi abbiamo questi due valori. Bene, il primo valore ha un'ascissa che supera la lunghezza della trave. Dobbiamo immaginare che il diagramma del momento, se potesse continuare idealmente, andrebbe ad annullarsi più o meno in un punto, la cui ascissa è appunto questa. Ma a noi quella che interessa è questa ascissa qui, 0,42 di L, che è proprio questo valore qui. Bene, possiamo fermarci qui. Buon lavoro.